deliziosa del Pescara sui galletti baresi. Allo stadio Adriatico dirige Mario Mazzoleni di Bergamo, la prima occasione per il Pescara con Jadid in contropiede, bravo a salvare in due circostanze Esposito. La risposta del Bari con Pagano che mette al centro, Gazzi pronto il sinistro, bravo Avramov. Alla mezz'ora Mazzoleni sospende la gara per 5 minuti, in campo Fumogini, i giocatori escono in questo modo. All'esterno cariche della polizia, un centinaio di tifosi del Bari che in ritardo pretendevano di entrare allo stadio senza il tagliando d'ingresso. La partita riprende al 35esimo ed è il Pescara ad avere una ghiotta palla gol. Jadid siluro da 25 metri, sfera ad un soffio al lato. In chiusura si fa vedere il Bari, Pagano al centro, in ritardo Avramov non interviene, vantaggiato. Nella ripresa ancora il Bari su calcio di punizione di La Vista che aggira la barriera e attento il numero 1 abruzzese. Poi il Pescara con Matteini, numero in area, gran parata di Gillet a salvare il risultato. Alla mezz'ora però arriva il vantaggio della formazione di Sarri, non scatta il fuorigioco del Bari, Gonnella vede in profondità Matteini, con freddezza l'attaccante supera Gillet per il gol partita. Dopo due minuti il Pescara ha anche l'opportunità per raddoppiare, croce sulla sinistra al centro per Matteini, Gillet salva in questo modo. Al 49esimo ci prova Luigi Anaclerio dal limite, facile per Avramov. Alla fine vince il Pescara al sesto risultato utile consecutivo. Il Bari non riesce a vincere fuori casa. Ascoltiamo il tecnico della formazione abruzzese, Maurizio Sarri. Penso che poi in finale si poteva chiudere anche un punteggio leggermente più largo perché abbiamo avuto altre occasioni. Chiaro, e poi la partita si è sbloccata completamente dopo il nostro gol e diventa anche più bella da vedere. Prima è stata una partita vera, dura, sporca.